Che notizia incredibile! Che notizia incredibile! Che notizia veramente! Oh, che notizia incredibile! Stavo facendo un lavoro su PowerPoint per la scuola che dopo continuerò. Mi è arrivata una notizia incredibile. Sono veramente felice di questa notizia. Due notizie incredibili che vi andrò a dire. Intanto, nuova postazione perché qui si raga c'è il computer. Fatemi mettere un attimo bene il telefono. Lo so, raga, è un video un po' così movimentato, ma è una notizia che mi è arrivata ora. Tra l'altro, domani è il mio compleanno. Oggi è il 29 settembre 2020, quindi domani è il mio compleanno. Quindi auguri, Tito, qui sotto nei commenti. Uscirà un video speciale 13 anni per il mio compleanno. E vabbè, Paquetà. Va via dal Milan, Paquetà andrà al Lione. Andrà al Lione, ma a me non me ne frega dove che va. A me l'importante è che Paquetà va via. A me l'importante è che Paquetà va via. Questo per me è l'importante. L'importante è che Paquetà va via. Intanto non sono centrato, raga, scusate, ma un video un po' così. Ho appena scoperto ora la notizia, intanto che sto facendo questo PowerPoint. Comunque, raga, veramente sono felicissimo di questa notizia. Abbiamo venduto Paquetà, giocatore che il Milan doveva vendere. Se vogliamo prendere un DC, adesso dopo c'è un'altra notizia che è quasi ufficiale. Forse quando uscirà questo video sarà già ufficiale, credo, non lo so. Poi, Paquetà, raga, ormai non rientra nei piani di Pioli. Non rientra nei piani di Pioli, Paquetà. Quindi è sensato venderlo, è sensato vendere Paquetà secondo me, è molto ma molto sensato perché non rientra nei piani di Pioli, poi lui si stancherebbe di giocare lì e era meglio venderlo. A me dispiace per Paquetà perché era arrivato come talento, il talentino brasiliano era arrivato come talento e se ne va da Gabigol, possiamo dire, se ne va tipo Gabigol. E vabbè, oh, Paquetà mi dispiace perché comunque raga, Paquetà è il primo anno che è arrivato a dicembre, gennaio, sì, dicembre, gennaio, non ha fatto male, non ha fatto malissimo, non ha fatto malissimo, anzi era molto forte Paquetà appena arrivato, poi non so perché è molto calato, quindi meglio che l'abbiamo venduto prima, perché sennò prima di tutto era un peso per la squadra e diventava il nuovo Gabigol che aveva l'Inter. E Paquetà, bella mossa della società del Milan, ovvero grande Maldini, grande Massaro, grandi tutti, che abbiamo venduto Paquetà al Lione, adesso non so quanto, ma credo per una ventina così, e molto bene. Paquetà ormai è un nuovo giocatore del Lione, domani credo che ci sarà, in questi giorni credo che ci sarà l'ufficialità. E io veramente sono felice. Al suo posto arriverà un giocatore che ho già fatto uscire un video, forse avete capite, che forse avete capito, Auge. Auge in partenza per Milano, c'è l'accordo tra Milan e Auge, il giocatore, e la dirigenza e il procuratore. Comunque, questa qua è la seconda notizia. Auge, vicinissimo al Milan, avevo già raccontato nel video in cui avevo dedicato Auge, andatela a vedere, che era piaciuto molto a Pioli e Maldini, l'avevano detto nella conferenza stampa, molto molto bene, quindi Auge io lo voglio, Auge io lo voglio, raga, è un top player Auge, sì beh non è Ronaldo, però ha giocato molto molto bene, ha fatto impazzire la difesa del Milan, poi Maldini ha pure detto che ci servono giocatori in attacco perché siamo una rosa molto molto corta in attacco, quindi Auge può essere una buona alternativa, può essere una buona alternativa. E a me piace come colpo perché può essere un nuovo campione Auge, può essere un nuovo campione Auge, poi vedremo se sarà un top o un flop. Secondo me, io spero che non farà la fine di Paquetà, perché Paquetà è arrivato qui tipo, sì, 2 anni fa è arrivato qui, che era un talento, Auge arriva qua che è un talento e speriamo che non fa la fine di Paquetà e poi speriamo che forse in qualche modo il prossimo anno, visto che Ibra credo che si ritira, questo qua è il suo ultimo anno, credo, poi non so, è Auge forse potrà prendere il suo posto. Ovviamente Milan Pioli, visto che l'ha voluto lui e Maldini, Pioli lo farà giocare perché forse c'è affezionatissimo, poi raga Auge. Io ho un giocatore che, posso dire, io non lo conoscevo. Io era un giocatore che non conoscevo, quindi perfetto. Perfetto, abbiamo scoperto un nuovo talento. Stiamo scoprendo un nuovo talento. E va bene, dai, va bene.
Sono curioso di vedere questo Audi, perché ovviamente io non seguo il campionato, adesso non so dov'è che gioca il Bodoglind in Scops, una roba del genere, comunque non seguo molto il campionato in cui non seguo molto il Bodoglind, ecco. Quindi Auge non sapevo neanche chi era, non sapevo neanche chi era, ma ora visto che l'ho visto tramite gli highlights, tramite alcune sue giocate, perché raga io ogni volta che un giocatore mi ha accostato al Milan vado a vedere le migliori giocate, quindi dai, non è bruttissimo come giocatore, non è malissimo come giocatore. Dai, una bella notizia, una bella notizia. Su Gigio non c'ho nessuna notizia perché sembra bloccata la trattativa per il contratto. Per il difensore centrale Nastasic, ma ora credo che il Milan sta puntando prima di tutto al rinnovo di Gigio e Auge, anche se Gigio credo che ormai andrà alla Juve a parametro zero. Questa roba qua veramente mi fa un cazzare proprio bestia. Cioè, raga, Gigio, il portiere. Possiamo dire uno dei portieri più forti al mondo. Rientra nella top 10 dei portieri più forti al mondo. Quindi noi dobbiamo vantarci di questo talento umano. Quindi, cacchiarola. Cioè, se vendiamo Gigio, chi... poi, raga, a zero, eh. A zero. Gigio, se lo vendi almeno a 90 milioni. Poi io non dico, non è che adesso prendiamo Gigio per poi prendere Kepa. Gigio per poi prendere Kepa, no, grazie. Io Gigio lo rinnoverei eppure subito. Comunque raga, spero che questo video può finire qui. Se sempre lasciare un bel like, una bella iscrizione al canale, che non fa male. Poi vi ricordo pure di attivare la campanella per non perdere i passati link in descrizione dove trovate il canale di mio cugino, il mio progetto, il mio profilo Instagram. Detto questo, continuo il mio lavoro qui PowerPoint, perché domani ovviamente è il mio compleanno e non voglio stressarmi. Detto questo, vi saluti. Ciao raga!